cosa di più. Marco, mi metti quella foto per cortesia. Una volta si iniziava così. Il secondo da destra è Cherubino. Il fondo è Cherubini. Conte la gente di Mirandola. Sì. Guardate chi c'è nel secondo da sinistra. Chi c'è? Mario Gherardi. No. Sì. Ma quello è Mario Gherardi. Mario Gherardi. Ma chi ricavi? Poi è stato gestore della bussola. Esatto. Ma quel Mauro. Mario Gherardi. E i capelli da volta. Poi c'è Fausto. Quale? Il primo a sinistra. È vero o no? È Fausto. Sì. E poi c'è l'altro Mario, l'ultimo a destra, il chitarrista di Cavezzo, che non l'ho mai visto. Però una volta si iniziava così, cioè quindi facevi le prove in cantina, in casa, hai capito, il sassofono e questo, e piano piano si cercava di... Si erano un po' tutti autodidatti, ci si arrangiava. Ci si arrangiava. Poi magari ci si faceva ascoltare dagli amici del bar, si diceva, ma cosa ne pensi? Si può andare avanti così oppure dobbiamo migliorare? E quelli dicevano... E gli amici che ti dicevano, la verità o ti raccontavano la famosa balla per darti soddisfazione? Alcuni amici quando... iniziai a suonare da bambino, un ragazzino si diceva, ma cosa vuoi fare? Dice, ma no, mi piace suonare, non abiti mica in una grande città. Aveva anche ragione, perché a Mirandola se non fosse per la scuola di musica non esisterebbe questa realtà, quindi probabilmente non avrei mai suonato se non avessi avuto il padre e la scuola di musica a Mirandola. Diciamo che questo ragazzino ingenuamente ha detto una grossa verità, perché nelle città come Milano, come Roma, come tante, come Bologna, come Firenze, la realtà musicale è molto più grande. Ma però adesso non possiamo più dirlo. Non possiamo più dirlo perché Mirandola sta offrendo molto tutta l'area nord della provincia di Quante Milano. Quante leghe? 750, mi pare ricordare, poi lo chiederemo a Mirko Besutti, sono coinvolti più o meno 4.000 amiche, la memoria credo di ricordare questo. Allora, guarda, c'è una sedia, pronta, dobbiamo ospitare adesso un altro... Dovete sistemare il microfono. Musicista. Un applauso per Alberto Rompianesi. Grande applauso per te. Chitarrista, come vedete, naturalmente, qui non sei un grande esperto, no. L'ho riconosciuto anch'io, ciao Alberto, piede sull'acceleratore, molto bene. Questo è un brano di un autore brasiliano, mi pare, no? Si chiama Heitor Villa-Lobos, invece il brano è Chorar numero 1. Alberto Rompianesi. Attenzione, non è amplificato, quindi silenzio e concentrazione, bocca al lupo. Sono passati, va bene, il giorno dopo la perché mi sono come il New Bottom, alla scuola di musica che era in via Fenice, ho avuto 11 anni, non mi ricordo, arrivo dentro, buongiorno, sei Sandro, che figlio, tutto carino, vieni, cosa che vuoi suonare? Il trombone, bene, allora con calma lui si appropinqua su questo mobile, un catafalco, una valigia, soffia sopra questi. C'era anche il maestro Manzini quel giorno lì, quelli che lì ride sotto i banchi, dà una soffiata alla polvere, avvera la valigia, dice se vuoi suonare il trombone prima devi imparare questo, e mi tira fuori un bombardino, un zavai, non sapevo cosa fosse. Allora qua dico, guardi maestro, penso che questo Ketelson potevo fare. Io sono la mia valigia, sono andato a casa. Una volta arrivato a casa, fa mio padre, sei già tornato. Dice, ma mi voleva far suonare il bombo, vai là, tanto cassi da tu, vai a scuola, allora sono andato a vedere, mi scusi maestro, allora dopo il bombardino, aveva già cambiato, maestro Dozzini, questa è una curiosità, insomma, e da lì è partito tutto da lì. Poi, insomma, di cose che hai fatto, adesso ti vogliamo più ascoltare.
cantare insieme al tuo pubblico, Sandro. Allora, volevo chiamare il maestro Stefano Miglioli al pianoforte, continuiamo con l'applauso. Maestro Stefano Miglioli. Il maestro Corrado Cacciaguerra alla chitarra. Il maestro Simone Masina al contrabbasso. E voilà. Naturalmente il maestro Claudio Bonora alla batteria. Oh, bene. Adesso eseguiamo un brano di papà che si chiama Don't Smoke Tonight. Questo qui l'ha scritto quando smise di fumare. Si intitola Don't Smoke Tonight. Do il microfono a loro e poi prendo il trombone con permesso. Capito?